scoprire un po' di magia d'improvviso in uno sguardo ancora. Colori di nostalgia che confondono ogni tanto una parola. Vola un pensiero a farmi compagnia, si ferma un poco prima di andar via. Incontri il sorriso e tu sai abbandonare l'ultimo rancore. Ritorna un'immagine che si lascia appena appena carezzare. Viene il sereno dentro gli occhi e poi quel qualcosa fra di noi che ci ha voluto insieme, mano a mano, prendendoci per mano, mi trascina via con sé. Che sorpresa adesso che mano a mano, pian piano, sembrava ormai lontano. Dopo un attimo dirai, dolcemente siamo ancora noi. Tua, se non pronunciavi così bene questa cosa non te l'avrei chiesto, magari no, te l'hanno chiesto centinaia di volte. Subito, il nome Mike Francis non l'ho scelto io, mi hanno dato questo nome come nome d'arte quando ho fatto il primo disco, per esigenze commerciali, non per l'Italia ovviamente, ma per l'estero, per rendere il nome più orecchiabile, non per nascondere invece i miei natali che sono italiani, lo sanno tutti anche all'estero e sono molto orgoglioso di esserlo. Canto in inglese invece perché l'ho sempre fatto. E, fino da quando ero più piccolo suonavo per hobby con dei miei amici americani che vivevano a Roma alle scuole inglesi e con loro ho imparato a suonare e a cantare e quindi siete mi è rimasto e orecchie. A parlare anche perfettamente l'inglese e a parlare, certo, è tutta questione di abitudine. Senti, a proposito di estero, tu forse non lo vuoi dire però lo voglio dire io, tra l'altro è storia abbastanza recente, lo sanno tutti, sei stato in classifica in Inghilterra e hai un contratto con l'Inghilterra. Anche questa è storia abbastanza recente. Sì, è recentissima, come fai a saperlo? Me l'hai detto tu. qualche mese fa ci siamo incontrati e mi accennavi sì, questa cosa. Sì, ho concluso questo contratto, sono molto soddisfatto, e anche perché considero l'Inghilterra il centro della musica. Quando si dice di vendere all'estero, per me l'estero vuol dire Inghilterra e America, no? Più di Germania o Francia. Ti balleremo in discoteca o ti ascolteremo in discoteca, a seconda del genere che deciderai di farci ascoltare, allora anche a Londra, magari. Certo. Questo ce l'auguriamo. Francesco, prossima canzone, I'm Not In Love. I'm Not In Love. Una cover, o se preferiamo un rifacimento, non è il primo, non è l'unico comunque che tu hai realizzato, hai fatto anche un'altra cosa di Bill Withers. Sì, un Lovely Day di Bill Withers. Io ti ricordavo di averti visto anche in un'apparizione televisiva, tu mi hai detto che è stata l'unica volta in cui ti è capitato di farlo, interpretare una cosa invece di Keith Carradine. Sì, una volta me l'hanno chiesto al Festival Bar. Bellissima, l'ho suonato altre volte ma mai in televisione, è stata l'unica volta. E ho fatto questi due cover, I'm Not In Love e Lovely Day, perché sono due pezzi che mi piacciono moltissimo, che suonavo fino da quando avevo 13-14 anni, c'ero molto affezionato, li considero tuttora molto attuali e quindi ho registrato tutti e due i brani. Questo è il motivo, questa sì. È la realtà, ce lo siamo tutto chiesti qui. I brani perché ti piacciono, hai deciso di cantarli tu. Questo è Mike Francis che interpreta canzoni di altri, ma se tu dovessi decidere di affidare una tua canzone a un personaggio in America, in Inghilterra, in Francia, in Italia, qual è il personaggio ideale secondo te per affidargli l'interpretazione di un tuo pezzo? Ma Tina Turner. Tina Turner? Sì. Se ci sente in questo momento, mi sembra un'ottima scelta. Poi magari un giorno ci dirai anche che tipo di pezzo le scriveresti. Certo, già gliel'ho scritti. Gliel'hai già scritti? Sono anni che sono nel cassetto, certo. Pronti per essere consegnati. Certo, quando scrivo penso alla sua voce. Va bene, questo mi sembra molto interessante, mi sembra la prima volta che sentiamo qualcosa del genere. I'm Not In Love, ce la fai riascoltare? Certo. Inclusa anche in questo tuo Greatest Hits? No, questa no, non c'entrava. Non c'entrava? Nel prossimo, nel numero 2. Sì. Mike Francis.
me wrong, I think you guided me. I'm not in love, oh, don't know. I'm not to see you, but then again, you guys mean, you mean all that much to me. If I call you, don't make a fuss. Don't tell your friends about the two of us. I'm not in love, oh, no, no. I'm not in love, I'm not in love.